La Valle Camonica è una valle della Lombardia orientale, compresa nelle province di Brescia e Bergamo. Oggi vi racconterò 5 leggende della Valle Camonica. Si dice che sul Monte Tonale si svolgessero i Sabba delle Streghe. Si narra che alcune madri spingessero le figlie a disegnare delle croci per terra, per poi sputarci sopra e urlare brutte parole. Questo avrebbe fatto apparire un demone a cavallo che avrebbe scortato le fanciulle sulla cima del monte. Si dice che nel 1518 una donna disse di aver cavalcato una capra fino alla cima del Monte Tonale e proprio lassù avrebbe imparato a scatenare violenti tempeste. Il Lago Bianco e il Lago Nero sono due laghi della Val Furva e della Val Camonica. Si narra che un tempo una giovane orfana di nome Belviso fosse innamorata di un pastore, ma suo zio cercò di farle sposare un tizio misterioso. Quando Belviso lo vide, sentì che puzzava di zolfo ed infatti era il diavolo. Il demonio non era interessato veramente al matrimonio, lo voleva fare solo per rovinare la felicità di quella coppia. Belviso e il suo amato fuggirono e raggiunsero il passo del Gavia, ma il diavolo e lo zio li raggiunsero. Il pastore cercò di fermarli, ma non poteva fare nulla. Fortunatamente, però, una strana forza ultraterrena trasformò i due giovani nei due laghi, lui nel Lago Nero, lei nel Lago Bianco. E da quel giorno nessuno poté più separarli. Durante le notti tranquille si dice che i laghi si parlino con un sussurro. Sopra Villa da Legno c'è un dosso chiamato Castel. Si dice che un tempo in quel punto ci fosse un castello. I signori che vi abitavano scapparono con l'arrivo di Carlo Magno, ma prima di farlo fecero fondere tutto l'oro che avevano in un unico oggetto dalla forma di un vitello. Questo prezioso cimelio fu nascosto nelle gallerie sotterranee. Con il passare del tempo, alcune persone provarono a scavare fra le rovine per cercare il famoso vitello d'oro, ma nessuno ci riuscì. Venne interpellata una strega di Schilpario e lei disse loro dove scavare. Grazie a queste informazioni si riuscì ad intravedere la galleria, ma improvvisamente sbucò un gatto che rimase schiacciato dai sassi e morì. A quel punto la galleria cominciò a crollare e gli uomini scapparono spaventati, pensando che fosse opera del diavolo. Nessuno provò più a scavare, ma se la leggenda non fosse solo un racconto, allora ciò vuol dire che quel tesoro aspetta ancora lì, da qualche parte, sottoterra. Sull'antica strada di Ponte di Legno c'è una lapide di una persona morta nel 1795. Dal momento che la neve non cade mai intorno a quel punto, si è creata una leggenda. Si dice che un tempo, in questo posto, vivesse un uomo con sua figlia. Una sera, durante l'inverno, un orso riuscì ad entrare in casa. La bimba provò a fuggire, ma l'orso la raggiunse e la uccise. Il sangue si sparse proprio lì dove venne eretta la lapide e per questo il terreno decise di non far mai posare la neve come segno di rispetto. Una leggenda narra che un tempo a carnevale i ragazzi fossero soliti inscenare delle situazioni per ottenere in cambio del cibo. Una volta finsero di essere barbieri e tagliarono la barba ad un ragazzo seduto. Una volta andati via, i presenti notarono che il ragazzo non si muoveva più. Una donna andò a togliere la maschera a quel ragazzo e notò che era suo figlio. Era morto e gli assassini non furono mai trovati.